Percorrendo via Libertini troviamo la chiesa di Santa Teresa, edificata tra 1620 e 1640 da Giuseppe Zimbalo, ma rimasta incompiuta nel fastigio, la parte più alta della facciata. Nel 600 Santa Teresa era considerata la chiesa degli spagnoli residenti a Lecce. Non è un caso che proprio da questa chiesa provenga il famoso apostolato tradizionalmente attribuito a Eusebio de Ribera. Oggi esposti nel Museo Diocesano, i ritratti degli apostoli della chiesa di Santa Teresa sono copie di quelli esposti al Museo del Prado di Madrid. Tra le opere conservate nella chiesa di Santa Teresa vi è una grande pala d'altare, raffigurante la Madonna in gloria e alcuni santi in adorazione, realizzata da un pittore napoletano attivo all'inizio del 600. Attualmente non identificato dagli studiosi, ma forse vicino allo stile di Ippolito Borghese, artista umbro, trasferitosi a Napoli alla fine del 500 e alle prime opere leccesi del giovane Paolo Finoglio, apprendista nella sua bottega. Il dipinto è espressione di una cultura artistica ancora tradizionale, legata a schemi tardo-manieristici che rispondevano bene alle esigenze di una committenza devota. La netta separazione tra gruppo divino nella parte superiore e mondo terrestre nella zona inferiore è saltata anche dall'uso di una diversa tavolozza. Tonalità turchesi rosate e dorate nella parte superiore e invece in basso una tavolozza giocata sui bruni. Gli angeli musicanti, tema caro agli artisti della Controriforma. Uno suona la lira, chi sta pizzicando un liuto, mentre gli altri sulla destra una viola da gamba e una viola da braccio. Le figure dei santi dall'espressione statica, ma i cui volti richiamano le prime opere leccesi di Finoglio. Infatti è proprio nei santi che si coglie un timido e ancora elementare accenno di naturalismo, nei passaggi chiaroscurali che costruiscono i volumi delle forme e rendono la pesantezza del saio indossato dai santi.